Liberi.tv, siamo a Montalto Uffugo e siamo in compagnia del giornalista Paolo Barnard. Paolo, buonasera. Buonasera. Da qui, da Montalto Uffugo, dalla Calabria disastrata economicamente, comincia il tuo tour. Ci vuoi spiegare per i nostri ascoltatori che cos'è questo tour e quali sono gli obiettivi? Noi da 3 anni stiamo raccontando agli italiani che l'Eurozona è una catastrofe, che ha ridotto l'Italia dalla prima potenza industriale d'Europa nel 1999 alla penultima nel 2011, che dobbiamo uscire dall'Eurozona perché la Banca Centrale Europea non dà nessun segno di voler aiutare le nazioni del Sud Europa, dobbiamo recuperare la sovranità monetaria, recuperare la ricchezza italiana, recuperare la sovranità parlamentare che è persa con i trattati europei, completamente persa, e quindi riportare il Paese al benessere che ha goduto per 30 anni quando era una delle nazioni più ricche del mondo, anzi il primo paese al mondo per il risparmio delle famiglie. Dobbiamo riportare l'Italia a questo punto, che vuol dire anche riportarla alla democrazia, perché senza una sovranità economica non esiste democrazia. Tu hai coniato un nuovo termine che è economicidio, ce lo vuoi spiegare? Sì, il Nord Europa ha inventato, chiamiamoli, dei trattati che ci hanno fatto entrare in una moneta unica che è per l'Italia una moneta straniera, e che di conseguenza porta l'Italia a dover prendere in prestito ogni singolo centesimo che usa per la spesa pubblica dai mercati di capitali privati con tassi di interessi impossibili. Questo affossa la nazione, affossa le banche, affossa i crediti alle imprese, affossa l'economia e distrugge un paese sovrano e ricco come era l'Italia, ed è un vero economicidio. Abbiamo oggi la più alta disoccupazione giovanile della storia repubblicana italiana, abbiamo oggi 140.000 aziende che falliscono ogni anno, è una catastrofe economica mai vista dalla fine della Seconda Guerra Mondiale, è un economicidio ed è studiato a tavolino perché sono trattati che sono stati disegnati da chi, Francia e Germania, voleva affossare proprio la potenza industriale creativa delle aziende italiane. I gruppi MMT stanno nascendo un po' in tutta Italia, nascerà un movimento politico, qualcosa che assomiglierà a un partito oppure sarà un movimento d'opinione? Come vedi il futuro di questo movimento e di questa corrente economica? Noi non vogliamo fare un partito, non vogliamo essere al servizio della politica, che capisca una volta per tutte che questo paese va salvato dal disastro dell'Eurozona, essere consulenti economici di qualsiasi partito ce lo chieda. Poi è chiaro che, avendo un seguito nazionale ormai abbastanza esteso, vogliamo offrire a qualsiasi politico italiano disposto a portare questa economia di salvezza in Parlamento l'appoggio degli elettori italiani che ci seguono, questo certo. Un'ultima domanda, Paolo, il tour parte dalla Calabria, toccherà un'altra decina di località in Italia, è una casualità oppure è una scelta precisa? È una scelta precisa perché proprio qui in questo paese, come sapete, c'è un coraggiosissimo negoziante, che se non mi sbaglio si chiama Roberto, nostro amico, che ha fatto una vetrina dove, unico in Italia, si è deciso coraggiosamente a rifiutarsi di pagare le tasse dell'economicidio e dice: io voglio che il mio paese si salvi e mi rifiuto di continuare questo affossamento soprattutto in campo fiscale, perché sono ormai le tasse in Italia che stanno distruggendo l'economia, e quindi proprio per questo atto di coraggio unico in Italia abbiamo deciso di cominciare proprio la tappa da Montalto Uffugo. Sì. Grazie Paolo, buona conferenza, seguiremo con molto interesse e ne daremo la più ampia divulgazione. Grazie a voi, molto gentili.